Lei ha scritto: sul piano esistenziale io sono un contestatore globale. La mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica. Che mondo sogna? Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingendici non si può credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa ha da proporre in cambio? No, perché se lei mi dice non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Ho tendo più verso una forma anarchica che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non credo ai partiti, ecco. Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il Partito Comunista contemporaneamente e non si pone come un precursore della contestazione? Sì, questo è vero, è oggettivamente vero, insomma. La borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la vera rivoluzione della borghesia. La civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra alternativa, perché anche nel mondo sovietico in realtà la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere, di aver fatto la rivoluzione, di viverla, eccetera, eccetera, ma quello di essere un consumista, insomma. Se la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo. Lei si batte contro l'ipocrisia, sempre. Quali sono i tabù che vuole distruggere? Le prevenzioni sul sesso, lo sfuggire alle realtà più crude, la mancanza di sincerità nei rapporti sociali? Ma questo l'ho detto fino a 10 anni fa. Adesso non dico più queste cose perché non ci credo. Come ripeto, la parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Quindi... continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più. Lei non ha speranze? No. Vive giorno per giorno? Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi, ecco. Questa società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale. Il successo non è niente, che cos'è? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo, appena ottenuto, si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.